Il rapporto che ho con i miei allievi fondamentalmente, non essendoci una grande differenza di età, meglio, alcuni sono molto piccoli, dai 10 anni in su, però altri sono appunto sono vicini ai 30, quindi non essendoci appunto un divario generazionale importante, tendo ad essere molto, molto aperto anche con loro, sia a livello di dialogo, sia a livello appunto di domande riguardanti appunto le esigenze. E cerco di essere empatico in ogni modo, cioè scrivere una canzone non è semplice, scrivere una canzone è un lavoro a tutti gli effetti e qua abbiamo una scritta importante, le canzoni sono una cosa seria, e è vero, cerco di trasmettere a loro questo, che comunque scrivere una canzone non è semplicemente una passione ma è un lavoro, ci vuole metodo e un metodo a tutti gli effetti, è un'esperienza emotiva importante. È un'esperienza emotiva interessante perché in qualche modo la canzone è un contenitore di tante cose, di pensieri, di storie, di racconti, di emozioni e di sentimenti. Quindi fondamentalmente il mio lavoro, e quello appunto che dovrebbe essere poi il lavoro del docente songwriting, è quello di stimolare, di andarli a pungolare in certi punti e stimolarli a tirar fuori tutte queste sensazioni, emozioni. E questa cosa può avvenire tramite la fiducia, cioè se si fidano di te come docente, se si fidano di te come essere umano, oltre perché prima di essere artista si devono fidare di te come essere umano. Secondo me è riuscito quantomeno a creare un ponte tra queste due discipline che sono possono apparire distanti ma allo stesso tempo secondo me sono invece molto correlate. E io leggendo questo libro ho ridato valore alla mia laurea in psicologia, che quindi non è andata persa, perché comunque mi rendo conto che comunque già nella docenza, nella formazione c'è tutto un ventaglio di aspetti psicologici che comunque si studiano e che comunque si apprendono poi sul campo. E questo libro secondo me stimola sia sia gli psicologi ma anche i formatori a tutti gli effetti e anche gli appassionati e chi lavora nel mondo musicale a cercare di trovare un ponte, di trovare correlazioni necessarie tra questi due ambienti, tra questi due settori.